Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Andrea Aste, che mi chiede di parlare del film di Roberto Benigni, Il Mostro, del 1994, con appunto Roberto Benigni, Nicoletta Braschi ed il francese Michel Blanc, che interpreta, mi pare, il commissario. Allora, la storia è questa: viene trovato un cadavere di una donna ammazzata, c'è un serial killer in giro, e viene preso come possibile assassino questo Loris, il nostro Roberto Benigni, che in realtà è un disoccupato folle che prende un po' tutti per il culo, che prende lezioni di lingua cinese, un pazzo che non riesce a essere quasi inserito in questa società normale. Quindi cosa succede? Nicoletta Braschi, che è una poliziotta, viene messa dietro al nostro, e lei deve far finta di volerlo sessualmente, di stare accanto, per cercare, insomma, di tirar fuori il mostro che lui dovrebbe essere, che chiaramente non è, mentre il mostro stereo fa altro. Questa è la trama del mostro, è tutto lì, è una pochade, un gioco di scambi e scherzi, però che il nostro Benigni stavolta veramente tira su bene. Io ci ho riso come un pazzo, ci sono alcune scene che sono veramente esilaranti, quando lui torna che deve fare muratore, faccio la carcina, quando parla il corcino dal cinese guanqing guanciong, quando tutte le volte lei cerca di spogliarsi, di far vedere il culo, la topa, che lui va sempre più di fuori di testa. È un film divertente, l'omino che cammina, che li guarda, e loro camminano sempre bassi per nascondersi. Un film pieno di invenzioni, in realtà, che ha nel punto debole, secondo me, nella regia. Benigni non è mai stato un gran regista, modesto, anzi mette in scena così, però fortunatamente la sceneggiatura è divertente, i dialoghi ci sono, non siamo a livelli del suo miglior film, che secondo me rimane Johnny Stecchino, che aveva anche una buona regia, bella fotografia, qui siamo un po' a livelli di un film paratelevisivo a livello di movimenti, diciamo, però fortunatamente il montaggio, fortunatamente i ritmi sono quelli giusti, e fortunatamente Benigni qui faceva veramente ridere. La Braschi, nonostante non abbia il talento, secondo me, che dicono da attrice, anzi tutt'altro, qui riesce a starli abbastanza dietro, anche se come al solito gli costruisce addosso un personaggio Benigni della grande fia, quando poi è una donna gradevole, ma non è davvero sta bellezza la fa morire come lui. Certo, però nel film il nostro è mostro, è un rincoglionito, l'idea in cui fa un milione di posti macchina lì, quando vuole essere eletto come capo del condominio, quando tutti lo odiano, è anche quella fantastica. Un film dal ritmo ottimo, che diventa anche un giallo in un certo senso, un film dell'orrore, e che mostra anche l'orrore di un certo tipo di società comunque, e quindi un film che funziona. Io l'ho trovato un film veramente divertente, sto mostro ogni volta che c'è, se posso lo guardo, perché il tempo me lo va a passare volentieri, il ritmo è quello giusto, le gag funzionano, e quindi che dirvi di più. E prima che Benigni si rincoglionisse e cominciasse a pensare di essere Charlie Chaplin o chissà cosa, riusciva solo a sformare filmetti a livello registico modesti, ma che riuscivano a essere però divertentissimi grazie alla sua verba, alla sceneggiatura e alla possibilità di raccontare storie comunque in un certo senso anche di attualità, come era questo mostro. Quindi per me questo Il Mostro del 1994 di Benigni, che vide al cinema, mi fa e mi continua a far ridere per sempre. Certo, come ho detto, non è che sia girato proprio da Buñuel, ogni tanto la regia è un po' piattina, ma per il resto, insomma, il film funziona proprio perché i tempi comici ci sono, le gag sono quelle giuste, e Benigni c'ha una faccia da schiaffi veramente incredibile e inesorabile. Sono anche divertenti le parti dei francesi, che sono fatte appunto per il mercato francese. Quindi questo Mostro del 1994 di Benigni, alla fin fine, è un film che si lascia guardare abbastanza bene, ci si ride, ma se si aspetta del grande cinema siamo da un'altra parte. Se ci si aspetta invece di farci quattro risate veramente grasse e di vedere un Benigni in forma, Il Mostro è il film che fa per voi.